Quindi nuovo possesso per la Sandobbe Chiusi, adesso con Berti pensa il tiro, poi torna sui suoi passi Bortolin, May, ancora May che serve Bortolin, facile questa volta, parte con un grande assist firmato da May e un canestro di Bortolin, questa da parte dell'arbitro, però Chiusi è lesta a recuperare il pallone, a proiettarsi dall'altra parte. Bortolin adesso, Berti esce e riceve ancora il capitano di Chiusi che serve il proprio compagno con la frontiera numero 14, il lavoro, spalle a canestro di Bortolin, altri due punti per lui, altri due punti. Mano delicatissima. Ferro per gli ospiti e ancora un rimbalzo per la Sandobbe Chiusi, adesso in possesso con Bortolin che pensa al tiro da dentro l'arco. Grande ancora Mati Bortolin, 1-0. Non benissimo, forse anche per un gioco troppo affrettato. Si sono fatti intimorire sicuramente, stanno cercando di arrivare per Bortolin. Berti che non arretra sicuramente anche in un mismatch di questo tipo, si è ritrovato a marcare sul lungo avversario, non ha arretrato di un centimetro ed è riuscito comunque a conquistarsi col rimbalzo. Bortolin che continua con la sua mano morbidissima a segnare. Pollone, serve May, di nuovo in campo anche il 21 della Sandobbe, adesso c'è Bortolin, spazio per Raffaelli, si prende la tripla e premiato dal ferro, rimbalzo difensivo per Fiorenzuola e poi una stoppata molto facile per uno come Bortolin che non ha dovuto far altro che alzare le sue lunghe braccia. Prova a costruire con Berti, adesso con Carenza, lo scarico per Bortolin, il pallone per May, non facilissimo da controllare per Berti, riesce in qualche modo a servire May che con un passaggio no look serve il 14 italo-argentino. Tiri allo scadere, è un giocatore che si allena molto anche su questi tiri qua. Bene sempre Bortolin continua a fare il suo gioco abbastanza liberamente vicino all'area.